Ragazzi, oggi andremo a preparare un qualcosa! Ma come ti sei vestito? Ti sei guardato? Come mi sono vestito? Con falange! E con il cappellino da cuoco, come mi dovevo vestire? La volta precedente vuol dire che abbiamo comprato i pantaloni a quaggettine, la casacca questa bianca con i bottoni a pallette, non li vedi? Cioè, tu ti vesti di nuovo così? No, oggi ero stanco e mi volevo vestire così, per favore! Non rompere, perché tu sei proprio principettoso, sei! Ma poi tu che cosa c'inci? Qua, fammi capire, dissolviti! Perché c'è il maglietto? Perché c'è il maglietto? Dissolviti! Finalmente! Cioè, non ne potevo più, picciotti, finché come un pupuzzone che si mette qua e ha le ombre! Comunque, ragazzi, oggi noi andremo a preparare le lasagne con crema di menta! Al bacio! Cosa ci servirà per fare questa ricetta? Naturalmente le lasagne, abbiamo i funghi, abbiamo le zucchine, carote, pomodoro e passoline! Questo per fare il condimento. Siccome stiamo preparando delle lasagne, di conseguenza ci vuole la besciamella. Per fare la besciamella abbiamo preso 100 g di margarina e 100 g di farina. Il famoso roux. Roux che cosa significa, ragazzi? Quando abbiamo un'unità di misura per l'accoppiamento, e questo si chiama roux. Noi abbiamo messo la margarina perché dovrei mettere il burro. Metto la margarina perché giustamente siamo a dieta, con la margarina viene più leggero. La besciamella si fa 50 e 50 per litro. Io ne sto facendo 100 e 100 perché devo farne 2 litri. Passiamo agli ingredienti per fare la crema di menta. Naturalmente l'olio extra vergine con 2 C. Certo, se lo dici con 3 lo dici ancora più incazzato. E già io ho preso 100 g di olio e l'ho messo qua. Ho preso il formaggio, i pepinoli, il pepe nero, l'aglio, sale. Quello che manca è la menta, che l'ho messa in frigo nel congelatore per non farla ossidare. Possiamo iniziare la nostra ricetta. Peppuccio, guardala che tesa, Peppuccio! Bellissima! Ragazzi, cominciamo a preparare la nostra crema. Prima mettiamo la menta. Naturalmente la menta la lavavo, eh? Mettiamo l'olio. Che sono 100 g di olio, vi ricordo. Che sono 100 g di olio, vi ricordo. Ma l'hai detto tu o lo devo dire io, Giuseppe? L'ho detto io. Aspetta, lo chef sei tu o io sono il cameraman? No, tu il sei... Il cameraman? Sì, no, tu sei... Moni prepara il pao, per tu sono non è quello. E un po' di pepe, un po' di aglio. A posto. Quando passa. Ma l'hai finito? Ma Giuse, quando basta, tu lo sai, le mentose sono queste, dai. Quando basta, cioè, quando basta. Quando basta. Poi ci mettiamo il formaggio. Minchia, non esce. Mi sa che è uscito. È uscito. E i pignoli? Certo, i pignoli sono quelli che quando li metti là, no? Giuseppe, i pignoli, dai. Un pizzichetto di sale. Un altro poco, Giuseppe, dai. Quanto basta. Prendiamo il mixer e lo inseriamo all'interno del contenitore. State attenti se vola la menta. Lo schiacciamo con forza perché deve arrivare proprio in fondo. Che non ci arriva. In pratica abbiamo preparato un pesto invece di essere al basilico alla menta. Io lo assaggio per vedere come. Mamma mia, in bocca non si può levare. Ma io me lo mangio tu, non lo buttare questo. Non c'è nemmeno bisogno di lavare le cose, vedete? La menta è menta. Per un problema di ossidazione è sempre meglio metterla in frigo
così i sapori vengono tutti racchiusi lì dentro. Adesso dobbiamo preparare la besciamella. Prendiamo la margarina e la mettiamo dentro la pentola. Accendo il fornetto. Dovete correre. Sciogliamo la margarina. Poi il burro, dipende cosa usate voi. Noi Giuseppe abbiamo usato la margarina. La chiamiamo oramai margarina perché io già l'avevo spiegato questo discorso che il burro era più grasso. La margarina, come vedete, è sciolta. Prendiamo la farina e la mettiamo all'interno e mescoliamo. Non deve essere la pentola sul fuoco per non fare i grumi. Cioè viene questa, tipo questa pastella. Sì, questa consistenza qua. Prendiamo un po' di latte e lo mettiamo senza aggiungerne molto perché si formano i grumi. Naturalmente lo dovete fare con la frusta. Io l'ho fatto con il cucchiaio, se volete. Sono alle prime armi, perché con il cucchiaio non riuscirete mai a scioglierla. Fatelo veloce. Aggiungiamo un altro po' di latte e mescoliamo o arremeniamo. E tutto questo ricordate di farlo sempre fuori fuoco. Anche se ora non si brucerà più perché già è liquida. Io la rimetto nuovamente nel fuoco. E la si fa cuocere. Mettiamo tutto il latte all'interno. Mettiamo un altro litro di latte. Lo chef Barbieri sarebbe fiero di noi perché noi sappiamo come si fa la besciamella. Mettiamo un po' di noce moscata quanto pasta. Arrimeniamo. Abbiamo messo un po' di sale e un po' di pepe. Si deve mescolare fin quando non addensa, perché sennò attacca nel fondo. Di semplicemente perché sennò attacca nel fondo? Attacca nel fondo. Proprio non ce la fa a dirla uguale come la dico io. Perché sennò attacca sul fondo. Perché sennò attacca nel fondo. Sul fondo. Mi sta scassando la mia. Le cose si devono dire che la gente mamma solo per me la mia canzone vola. Lo posso dire? Quando può? Scusa, ma io quando lo devo sapere che tu mi stai riprendendo? Perché la luce qua è accesa. E io aspetto la luce blu, Giuseppe. La luce blu, ma non mica l'ha fatta mai, è fresh. La RAI così quando mi prende. Sì, vabbè, alla RAI. Abbiamo fatto la besciamella più liquida perché nelle lasagne non ci mettiamo la salsa. Appunto, stiamo mettendo una crema di verdure. Questa l'abbiamo fatta più liquida per far cucinare meglio le lasagne. E mentre mio padre continua a mescolare, io vado a prendere la crema che abbiamo preparato prima, dove eccola qua, che vi ricordo abbiamo messo nel frigo per non fare ossidare la menta, così rimane bella verde fresca. E la dobbiamo aggiungere? Sì, certo, piano piano, e la mettiamo. Linguetta, ragazzi, fate scendere tutto sto bellissimo contaneo. Mamma mia, che spettacolo! E lo buttate nella besciamella. E che mangia, beh! Dopo averla mescolata, ora la facciamo raffreddare e la mettiamo sopra la palatina. Mettiamo il condimento e lo grattugiamo tutto in questo contenitore qua. Ci leviamo i culetti nelle varie zucchinette genovesi. Più veloci possibili. Perché? Perché no? Perché niente? Lo dobbiamo fare quanto basta il tempo. Nelle carote leviamo pure i culetti e le pinnuzze. Grattugiamo le zucchine genovesi senza grattarvi le dita, preferibilmente. Sapete che vi dico? Qui ce lo buttiamo. Peliamo le carote, belle pulite, eh? Non lasciamo i cascavalli, al solito. I cascavalli non si lasciano. Ragazzi, la carota noi la dobbiamo grattugiare in quello piccolo. La zucchina genovese, la prima l'ho sbagliata, l'ho grattugiata in quello più piccolo. Noi invece la dobbiamo grattugiare in quello più grande, come voi vedete, perché si scioglie prima della carota. Lì c'è un perolino, volevi, signor Pasquale? Ora sì. In modo tale, ragazzi, che così avete la zucchina poco più grossa e la carota bella fina. I funghi, ragazzi, io preferibilmente li taglio in questa maniera perché mi sbrigo prima. Poi, come li volete tagliare, li tagliate. Io li taglio così. Il gambo lo taglio a rondelline e poi il cappello lo taglio sottile. Naturalmente non vi tagliate nemmeno le dita. E dovete preparare. Noi abbiamo preso all'incirca comunque una decina di funghi. Poi, vabbè, ragazzi, sempre quanto ne devono prendere. Quanto basta, beh. Peliamo i pomodori, belle pulite pulite, eh? Cascavalli non ce ne devono essere. Mi raccomando, al solito nostro.
Com'è che mi avete chiamato l'altra volta sgracco? Ma sgracco chi è? No, sgracco, cracco. Ah, cracco! Minchia, mi pareva sgracco a me! No, lo sgracco è un'altra cosa. Ma lo sapete? In palermitano cos'è lo sgracco? Vabbè, ve lo lasciamo intendere, non lo diciamo. Dopo che lo tagliamo, lo tagliamo a dadini. Bello fino, fino, fino. Assoluto nostro. Ragazzi, abbiamo tagliato tutto e abbiamo messo tutto in questa scodella. Ora mi serve una bella padella. Questa va bene. Che dica, Giamma, più grande, dai! E questa? Giamma, ma ci devo cucinare la carne qua, ma prendiamo una bella padella, Giamma, una bella padella, come la parola la dice. E questa, dai! Non c'entra, Giamma, per favore, portiamo una padella, Giamma. Ora sì, Giamma, ti merita pure una vasatia. Pensa sì che è la padella che cercavo. E che bella capura! Sdivaghiamo tutto qua. Mettiamo un poco d'olio extravergine con 3C. Poco poco poco, poco quanto basta. E arriminiamo il tutto. Mettiamo i pastolini. Arriminiamo, arriminiamo, arriminiamo. Mettiamo un po' di sale. Quando basta. E ci va pure il mettiamo pepe. Mettiamo il pepe. Tutto ci va. Mettiamo l'aglia. Poi mettiamo l'olio. E poi arremeniamo, 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 arremeniamo. Mentre le verdurine cucinano, io piazzo un sgagnillo di basilico. Sgagnillo! Guardate come lo sto lavando. Cioè, poi mi pare che io sono ingrasciato. Ingrasciato, non ci sono. Ovvero sporco. E ci tagliamo un sgagnillo di basilico. Perché ragazzi, comunque sposano molto bene sia la menta che il basilico. Se le mettete insieme, sposano e creano un insieme di sapori che veramente, ragazzi, fanno esplodere il piatto. Quindi lasciando mio padre che ve le consiglia. Le consigli? Da una 10 quando... Se le consiglio! Ci devono mettere addirittura pure il prezzemolo, Giuseppe! Ma noi non ce l'abbiamo, vero? No, il prezzemolo non ce lo mettiamo oggi. Ma oggi no, oggi economia. Oggi economia. È mescolato. Ciò penso che voi il ciavoro non lo sentite, ma qua solo del ciavoro stiamo ingrassando. Ve lo giuro, stiamo ingrassando. Questa cosa mi è venuta proprio in questo precisista. Noi ci dobbiamo fare una schiumatura di vino, proprio una schiumatura. Guardatemi però quanto basta. Vabbè. Vabbè, mica ce ne ho messo un litro, papù. Comunque vino bianco, per chi comunque non se ne dovesse intendere. Noi usiamo quello di marca, quello di 30 centesimi. Quello di 30 centesimi, quello più economico l'ho prendiato. Questo qua si chiama Camon, Amoni, pigliami, Camon, veloce. Tanto sempre vino, E dovete farlo sfumare, ragazzi. Deve evaporare tutto. Che brucia pure i vino, raga, io voglio fatta una cortesia. Voi dovete fare questo piatto. Questo è un piatto che l'ha inventato il signor Sgracco. Proprio il signor Sgracco. E me ne andrò pure da Masterchef. Sì, vai, boom, vai, poi. No, no, Giuseppe, ci devo andare da Masterchef. Ci vai e vinci pure. Vinco. Vabbè, ci vai, ci vai. Intanto mi presento. Mi presento! Sì, ma il pollo va cotto però, eh. Lo so che il pollo va cotto. Perché sennò poi Bastiani ci muore. Lo so, lo so, lo so. Poi che moro. Ora l'assaggio. Una cosa importante. Quando voi assaggiate un piatto, proprio ci dovete mettere le vostre bave per assaporare il piatto che state facendo. Proprio si deve artefare con tutto voi stesso. Poesia questa. Mamma, tu sei un sopollevare in mucca, assaggialo vita mia. Aspetta, provo. Tanto tutte verdure sono sangue mio. Vediamo, minchia che se piaggio, minchia pare me figlio, pare su sotto ruliato, pare. E cavolo! Giuseppe, ehi, non se ne mangiano. Ragazzi, è orribile, mamma mia. Minchia, fa schifo, vero? Mamma mia. Lo so. No, ragazzi. Io sono Mr. Sgracco oramai. Il vino ci sta pure bene. Non lo so che non ci sta bene.
L'abbiamo fatto scumare, Giuseppe. La scumazza, vedi che ci sta. E ne provo un altro po' perché non si sa mai magari com'è venuta. Giuseppe, pure sono, ah! Non cominciamo! Giuseppe, ma mica te lo dobbiamo ammuccare tutto! Vedi no, che dobbiamo vedere se è cotto bene, che poi facciamo vedere cose non cotte. Aspetta un attimo. Giuseppe, che lo dobbiamo mettere nel pasticchio! Il pasticcio! Scusami, il pasticcio volevo dire! Faremo un'altra cosa, quella cosa lì. Il pasticcio, scusa. Ma le tue bave ce le stai mettendo, Peppo? No, mi interessano pure le tue bave, eh! Sono lo stesso cucchiaio! Deve essere tutto per dare sapore, ragazzi. Più sapore date, più buono diventa. Ma lo vedete che bella padella che mi ha preso l'altro mio figlio? Minchia, quello è un campione, è un campione delle padelle. Il padellaio cosa mi fa? A me è un campione. Spegnere o astuta? Aia, mi ha bruciato. Ok. Lo facciamo intostare un pochettino. Intostare significa calma. Ah, ok, si deve. Rilassa. Lui si va prendendo praticamente di sapore. Ora prepariamo le lasagne con crema di menta. Venite con me che vi ci porto io. Prima ci stivachiamo un cuppino di besciamella. Andate a mettere la lasagna come la metto io. Non la mette nessuno. Strato per strato, mi raccomando. Raga, si deve fare così. Non la mettete mai una accavallata a un'altra. I cascavalli, niente qui, eh? Devono essere tutte cose precise. Come le faccio io? Belle precise, precise, precise. La verdura naturalmente ci deve mettere sparmata bene. Certo, quella che cade qua, raga, noi siamo stati fortunati perché l'abbiamo recuperata, perché c'è la lasagna. Ci mettiamo un altro strato di besciamella a coprire. Naturalmente deve commigliare proprio bene. Deve coprire molto bene. Commigliare voce del verbo. Io commoglio. Tu commoghi. Egli commoglia. Che poi, ragazzi, da noi commoglio, questo è giusto informazione. Nel frattempo mio padre sta mettendo anche. Questa è un'informazione che sto dando io. Tu continua, non ti preoccupare. Però devo dire che devo mettere il formaggino. E lo vedi? Il formaggino. Il formaggio. Il formaggino. Che se no mi mandano le foto mentre ci mettono il formaggino, quello per farci la pace. Comunque vi dicevo, ragazzi, questo è giusto per. Non lo so, per informarvi di queste cose. Da noi cummoglio è usato sia come verbo, proprio cummoglio, proprio io cummoglio, tu cummoglio, ovvero io copro, tu copri, egli copre. Ma cummoglio da noi vuol dire anche coperchio. Naturalmente dobbiamo mettere strati in orizzontale e strati in verticale. Schiacciate un pochettino con le mani belle sporche e avete lavato tutto. Me lo dovrei assaggiare. Finisce. Ma tanto l'ho fatto io. Non mi vede nessuno. Non ti vede nessuno. Però è buono, eh. Picciotto, un orgasmo. Uno strato di besciamella. Un altro strato. Di formaggio. Diciamo una nuova parola, è lo sprustrato. Mamma mia, minchia, parli. Dovete mettere lo sprustrato. È uno spruzzo, allora, di strato. Allora, riprendemi, dai, per favore. E già sorrido. No, mi stai riprendendo. La lucina qua, Bruno, dov'è? Esatto. Minchia, nella RAI a me mi spuntano tutte le cose. Cioè, tu non hai niente qua. La prossima minchia, volta. Mi deve pagare, oh. Sì, pure. Mia, ragazzi, cioè, veramente, mo mi si ribella il cuoco, allucinante. Cioè, le cose che già io ho detto prima, cioè, li devo ripetere 100 volte. E certo, perché se no poi le persone dicono ma l'ha fatto un altro strato. Ora ci sdevaghiamo un altro strato di lasagne. Voi questo mi dovete seguire quando mi guardate. Ma poi avete il firmino. Guardatevi. Tornate indietro, no? Io voglio fatto una cortesia. Questo piatto lo voglio ripetuto da voi, dalle vostre mamme, perché non avete l'idea di quello che sta facendo oggi Mr. Sgraff. Che nome è? Queste di qua li dovete tagliare bene, perché sennò vengono tagliate a cascavallo. E noi a cascavallo non ne dobbiamo tagliare. Li rimettiamo qua e ci rimettiamo il tutto. Prima la facciamo inzuppare sulla, come si dice, la bresaola. La besciamella.
l'ultimo strato di besciamella. Questo naturalmente lo mettiamo a coprire il tutto, perché poi ci deve cucinare tutti i cascavalli che noi abbiamo lasciato, visto? Ora ci mettiamo il formaggino per gratinare. E allora, le lasagne con crema di menta a questo punto sono finite. Ora ci dobbiamo dare una cottura nel nostro fornetto che abbiamo acceso 5 ore fa. Che a 200 gradi comunque. Apri il fornetto. Madonna, che cavolo. Tigre, che cavolo. Con il guanto fate queste cose. Comunque, la si mette nel forno. State attento che te pote guanto. E quanto deve stare là dentro? Almeno 40 minuti. La lasciate cuocere fin quando... Non è cotta? Certo, Peppuccio. Sono passati 40 minuti, mi sono levato il cappello perché, credetemi, sto sudando. E qui c'è lasagne con crema di menta. E ci vorrebbe anche un applauso, eh? E questa, ragazzi, è la lasagna finita che adesso andremo a provare. Certo, è calda e dovrebbe raffreddare. Infatti, sì, vedete, si rompe tutta. Credetemi, ragazzi, sono qualcosa di buonissimo. Anzi, ora nel frattempo io andrò a mangiarle. Credetemi, ragazzi, ve le consiglio. Queste lasagne con crema di menta le dovete fare, meritano tantissimo. Comunque, buon appetito. Mamma mia, raga, squisita, eh. Credetemi, sublime, davvero sublime. E ragazzi, io spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. E come sempre, commentate, condividete. Ad un prossimo video e ciao ciao. PS, vi ricordo anche di mandarmi le vostre foto, i vostri video, mentre provate / realizzate questi piatti che vedete nella serie di Papà in Cucina. E detto ciò, ad un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao.